Valogno per i valognesi è tutto. Perché io appena sono arrivato a Bologna, innanzitutto ho avuto una bellissima accoglienza. Quelle poche persone che stanno a Bologna mi hanno dato veramente come... Cioè, ho sentito l'odore di casa. A pochi passi da Caserta e da Napoli entri in un'altra dimensione veramente. Quindi è una cosa bella. Come se qui il tempo si fosse Si fermato, fosse fammi piangere. fermato, ma in realtà sì, si fosse fermato, però in realtà continua a battere. Questo movimento, questo ritmo che poi ti fa sempre crescere, no? Io ho visto anche tutto il borgo pieno. Poi io penso siamo arrivati anche a 500 persone, 700 persone al giorno, che vogliono sempre... Mi fa impazzire la cosa che la gente è curiosa, quindi... Seppure ho la porta chiusa, di solito è sempre aperta la mia porta, ho anche le chiavi vicine. Però se a volte è chiusa, bussano e ti chiedono. Questa è una cosa che è molto bella. Come tutti i borghi piccoli, nelle province piccole, c'è stato un depopolamento negli anni 80, all'inizio degli anni 70. Tanti anni fa qualcuno ha avuto l'idea di colorare questo borgo che si era un po' ingrigito per il depopolamento, però non è un grigiore dei valognesi perché a Valogno non esiste il grigio, a Valogno c'è già il colore della natura, il cielo, il mare, i fiori, quindi c'è stata questa integrazione murales che ha fatto sì che il borgo venisse conosciuto di più. Poi con l'avvento anche di altri artisti come Andrea, anche me e quelli che stanno per arrivare, poi avremo modo di vedere cosa avverrà a Bologna. Ho incontrato Alfredo dopo un sacco di tempo e sono... Alfredo mi disse: Andrea, guarda, perché non rimani a Valogno? Cioè, faccio il musicista, non faccio il pittore, no? Perché Valogno è basato soprattutto diciamo così, sui murales, sui colori, sulle cose. E fondamentalmente poi Alfredo mi disse: Andrea, guarda che la musica è parte integrante poi fondamentalmente. Anche di un pittore, perché specialmente lui, Alfredo, quando dipinge, si ascolta musica. Vivo l'arte in maniera totalizzante, mi sveglio la mattina all'alba molto presto. Vivo in maniera avvolgente l'arte in tutti i suoi aspetti. Dipingo gli occhi, che possono essere qualsiasi cosa. Magari io voglio fare capire altro. Ma per me rappresenta lo sguardo sul mondo, quello che ho io verso il mondo, quello che hanno gli altri verso di me, quello che ha il mondo verso le cose che ancora non capisce, verso l'ignoto, verso il mistero. Più o meno siamo intorno a 80 persone qua a Valogno. Io sono fiero perché da poco sono diventato valognese anche io e ne sono veramente fiero perché Valogno porta alto veramente diciamo così, quel tassello culturale di queste zone. Se tu vedi queste pietre vulcaniche, no? Abbiamo la caldera che è esplosa molti anni fa, hanno delle vibrazioni, no? Come anche la terra che noi calpestiamo tutti i giorni, vibra, sensazioni, c'è musica dappertutto.